L'arte di Tiziano Calcari valica gli oceani. Dopo l'evento Creatività e Distaccamento nell'Arte Sostenibile che si è tenuto a marzo presso la Sala della Passione della Pinacoteca di Brera a Milano con la curatela artistica di Marco Eugenio Di Giandomenico, le opere dell'artista di Irma verranno esposte prossimamente ai musei di Los Angeles e Nuova Delhi. Nel racconto del figlio Paolo Calcari, tutti i progetti e le iniziative che vedranno protagonista l'arte di Calcari nel mondo. Dopo l'inaugurazione al Museo del Risorgimento di Milano, Palazzo Moriggia, e la presentazione alla Camera dei Deputati, prosegue la promozione del saggio critico L'esperienza artistica di Tiziano Calcari, creatività e lutto nell'arte sostenibile, scritto dal professor Marco Eugenio Di Giandomenico, da Silvana Editoriale. Questa volta ci troviamo nella Sala della Passione della Pinacoteca di Brera. Un onore potersi trovare all'interno di uno dei musei più importanti d'Italia e del mondo e poter portare avanti la produzione artistica di mio padre. Un ringraziamento particolare va ad Alessandro Coscia, coordinatore degli eventi della Pinacoteca di Brera, che ci ha dato la possibilità di creare un evento di questa portata, da cui nascono nuovi progetti. Innanzitutto la possibilità nel 2025 di una mostra personale all'interno della nuova ala a Palazzo Citterio, sempre della Pinacoteca di Brera, una personale con 50 opere dedicata totalmente a Tiziano Calcari, dove verranno messe in mostra le opere presentate durante la discussione sul saggio. La promozione del libro non finisce qui, tant'è vero che nella primavera torneremo a Brescia per presentarlo in bruletto, e invece da un punto di vista di esposizione ci aspetteranno degli appuntamenti internazionali, in particolare il Museo Nazionale d'Arte Contemporanea della California a Los Angeles ha già preso contatti, stiamo già lavorando per un'importante personale in America. E dall'altra parte del mondo, grazie alla Camera di Commercio indiana, stiamo pensando proprio ad una presenza a Nuova Delhi sempre per l'inverno, l'autunno-inverno. Mentre l'anno prossimo ci saranno tante altre manifestazioni, sia personali che eventi più grandi, dove Tiziano Calcari sarà protagonista. Sicuramente la soddisfazione è tanta dopo le belle mostre che abbiamo fatto, il lavoro degli ultimi 10 anni, che sono stati sicuramente impegnativi, faticosi, tante ore di lavoro su libri, testi, ricerche e poi anche sul campo, quindi lavoro, trasporti, logistica, marketing, allestimenti, lavoro di magazzino, di archivio. E adesso iniziamo, direi finalmente, a raccogliere i frutti del seminato di tutti gli anni di fatica.